e bentornato in un nuovo video. Come avrete capito dal titolo, questa sera vi mostro i miei 5 rossetti nude preferiti, tinte labbra più che rossetti. Partiamo subito. Allora, vi faccio vedere prima quelli un po' più economici e poi l'unico che è più costoso, diciamo, tra i 5, quindi ve li faccio vedere. I prezzi più o meno li ricordo un po' di tutti, quindi ora ve li sfruccio anche sulla manina così potete rendervi conto. Allora, partiamo da questo qua. Questo è il, come si chiama, Deborah numero 02, se non erro. Lo faccio vedere subito. Una tinta a lunga durata, si chiamano Velvet Matte, Fluid Velvet Matte Lipstick. In pratica è un rosa malva, molto simile a quello che ho sulle labbra, però la durata non ha niente a che fare. Questo qua era il preferito prima che io, ecco qua, il colore si vede abbastanza bene. Questo era il preferito prima che io conoscessi gli altri, però comunque lo continuo ad usare perché è un bel colore. Poi, se non ero un po' più chiaro rispetto a questo che indosso adesso, non fate caso alla brufolandia, ma vabbè. Poi, quindi questo ho pagato 9,90 da Ia Bellezza, se non erro. Poi c'è questo qui di Kiko, che è uno dei Unlimited Stilo. Stilo si dice così, correggete se sbaglio. Questo è, non mi ricordo, non c'è, numero 03, sì, c'è il numeretto, numero 03. E questo è il rossetto, sempre a lunga durata, matte, che all'inizio quando lo mettete è molto cremoso, però poi si fissa, si secca, e anche questo dura abbastanza, devo dire la verità. Però, come ogni rossetto matte e a lunga durata, appena a contatto con cibi oleosi e cose del genere comincia ad andare via, ovviamente nelle zone più, e rimane solo nei contorni. Poi vi faccio vedere un altro che ho comprato all'apertura di NYX a Napoli un paio di settimane fa. Questo è Exotic delle NYX Lingerie, non lo so come si dice, perdonatemi. Questo qua, mamma mia, questo lo adoro. Hanno dei profumi stupendi. Sarebbe questo qua, che è un po' più scuro rispetto agli altri. Ora li vedete lucidi perché non sono ancora secchi. La prima si è quasi seccata, vedete, ed è matto. Gli altri due ancora no. Questo qua, non ve lo so spiegare com'è, però se volete vedere i colori, così, diciamo che è più realistico così che così, non so perché, però è un bellissimo colore. Vedete gli swatch su internet, si chiama Exotic, bellissimo. Pagato 7,80 8,80, non ricordo bene. Poi vi faccio vedere questo che ho comprato un paio di giorni fa, ho fatto anche la recensione, 4 giorni fa, ho fatto anche la recensione, uno dei Super Stay Matte Ink di Maybelline, pagato 7,90 perché al mio paese, cioè nel centro commerciale in cui lavoro, l'ho trovato 7,90, era in promozione, però normalmente questi qui variano, dipende dal punto vendita dove lo acquistate. Questo qua è bellissimo, non ve lo sfocio sulla mano perché è questo qua che ho indosso. Ragazze, sono le 10:30, anche un po' più tardi, l'ho messo stamattina alle 9, vi rendete conto? Cenato, bevuto dalla bottiglia da stamattina, bevendo la bottiglia da stamattina, preso il caffè bollente, mangiato il cornetto, mangiato a mezzogiorno, mangiato il gelato. Ragazzi, oggi l'ho testata tantissimo, quindi l'ho stra messa alla prova e dura veramente tantissimo. Questo è il numero 15, Lover, si mette un pochino a fuoco, ma credo proprio di no.
Eccola, vabbè, ha spento me ed acceso lei. Vabbè, numero 15, Lover, su fiducia, vi dovete fidare. L'ultimo, il più costoso, ce ne sono anche altri di più costosi, ma dettagli, però il più costoso che ho io di questa tipologia di rossetti, diciamo, è lui, Kat Von D, bellissimo. Questa è Lolita 2. Ecco qua, e vi faccio pagato 19,90 da Sephora al Vomero. Chi non lo sapesse, si trova a Napoli, nella zona di Napoli. Ed è questo qua. Questo è un po' più aranciato come nude, non è molto rosato rispetto agli altri. Però sono tutti rossetti che adoro, che sto usando tantissimo. Cioè, metto sempre comunque il rosso, i colori più particolari tipo viola, fucsia, queste cose qua. Però questi colori sono quelli che scelgo maggiormente, sia per durata, tra quelli che vi ho fatto vedere, sia per livello di colorazione per andare al lavoro. Mia sorella che rompe le palle e vuole entrare, entra, entra, basta che non ciati, che non fai rumori. Grazie, non ci fate caso. E niente ragazze, questi erano i miei 5 rossetti nude preferiti. Spero che il video vi sia utile. Nell'info box metto tutti i nomi e tutti i prezzi dei rossetti. Vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Un bacio.